Presidente, il 1° febbraio sapremo se Agrigento rientra nella prima selezione delle 10 città candidate a diventare capitale italiana della cultura 2025. Lo staff è ancora al lavoro. Quali sono le ultime novità? Secondo quello che è scritto nel decreto emanato dal Ministero della Cultura, il 1° febbraio dovrebbe essere comunicata questa shortlist. Ma il dato più importante è che entro il mese di marzo si dovranno svolgere le audizioni per le 10 città che saranno finaliste e entro il 5 aprile dovrà essere proclamata la città vincitrice. Noi siamo più interessati alla scadenza del mese di marzo rispetto a quella del mese di febbraio perché in vista di questa scadenza quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto. Abbiamo presentato un dossier meritevole di particolare attenzione, non siamo noi a dirlo, molto ricco di proposte, significativo, che mette in evidenza non solo l'Agrigento del passato, ma principalmente quella che potrebbe essere l'Agrigento del futuro. Per cui stiamo lavorando al varo di nuove iniziative che possano ulteriormente arricchire la credibilità del dossier che è già stato presentato e principalmente ci stiamo concentrando su quello che dovrà essere l'impegno nel corso dell'audizione. Francamente non abbiamo ancora definito i dettagli della presentazione nell'audizione perché non si sa ancora se questa audizione avverrà nei locali del Ministero o se dovesse svolgersi in streaming, quindi in loco ad Agrigento. Le modalità sarebbero diverse, le proposte sarebbero diverse, per cui stiamo per ora lavorando alle due ipotesi di lavoro. Non solo, da qui al mese di marzo, dicevo, saranno varate delle iniziative culturali, una molto probabilmente nell'ambito del Mandorlo in Fiore, si parla di un convegno di rilevanza internazionale sui beni immateriali che sono stati riconosciuti dall'UNESCO e Agrigento in prima fila, un altro convegno sull'archeologia pubblica in collaborazione con le autorità culturali tunisine ed altre iniziative che sono in corso di esame. La cosa più importante è che stiamo lavorando a quello che dovrà essere l'ente gestore della eventuale fase esecutiva di capitale italiana della cultura, come speriamo, perché accanto agli aspetti culturali, accanto al dossier, accanto agli aspetti anche economici, ci sono quelli giuridici, ci sono quelli amministrativi che dovranno essere presi in seria considerazione, perché molto probabilmente saranno oggetto delle domande che i giurati rivolgeranno alla commissione che poi si presenterà in occasione dell'audizione. Non ci siamo fermati. Nel corso di questi mesi molte iniziative sono state varate e il logo di Capitale Italiana della Cultura ha campeggiato ovunque, ad esempio nelle manifestazioni che l'amministrazione comunale ha organizzato per le festività natalizie. E io mi devo congratulare con gli organizzatori perché hanno avuto un eco particolarmente rilevante, anche sotto l'aspetto della promozione fatta per Capitale Italiana della Cultura. Ma c'è un dato. Abbiamo ricevuto il rendiconto da parte della professionista che si è occupata della campagna social e i risultati sono sorprendenti, sia per quanto riguarda Instagram, sia per quanto riguarda Facebook.